Io vorrei un pochino parlarvi di una cosa un po' diversa rispetto a quanto vi ha detto Stephanie. Vi parlerò un po' della differenza fra il credito, o comunque la moneta, della banca centrale e quella delle banche commerciali. Una banca centrale crea denaro e le banche commerciali creano credito. Negli ultimi tre anni, diciamo dal settembre del 2008, abbiamo assistito alla maggiore creazione di moneta e di credito nella storia degli Stati Uniti. Eppure i prezzi non sono saliti per nulla. Il che significa che i prezzi al consumo non sono saliti. Dal 1980 le retribuzioni negli Stati Uniti invece si sono abbassate, è da 30 anni che ciò accade. I prezzi al consumo, i prezzi delle materie prime, delle commodity sono stabili. Però c'è stata un'inflazione, nel senso che c'è stato il più grande aumento dei prezzi sul mercato dei titoli. I tassi di interesse si sono ridotti dal 20% allo 0,25% in questo frangente, in questo periodo. E ciò che è cresciuto allora, che cos'è? È il prezzo degli immobili, il prezzo dei titoli, delle obbligazioni, il prezzo delle azioni. Per cui il risultato è stato che il valore della ricchezza, che è peraltro posseduta dall'1% più ricco della popolazione, la ricchezza è aumentata tantissimo come valore rispetto alle retribuzioni. Il risultato è un nuovo tipo di guerra di classe, come ho detto anche ieri sera. Non la guerra di classe tipica tra datori di lavoro, dipendenti. È invece una guerra della finanza contro l'economia. Con il capitalismo industriale l'idea era che il credito si sarebbe creato in maniera produttiva per finanziare l'investimento capitale che a sua volta avrebbe assunto forza lavoro. Questo non è quello che accade oggi. Le banche commerciali creano credito e creano, come dire, dei debiti di tipo ipotecario, dei debiti da parte dell'azienda, credito che viene usato per creare finanziamenti agli studenti, finanziamenti delle carte di credito. Ed è questo che rende le banche commerciali e la loro creazione di credito diversa dalla creazione di moneta da parte invece delle banche centrali. Quando le banche centrali creano denaro, moneta, lo creano per un obiettivo a lungo termine pubblico e si finanziano infatti la spesa del governo e l'investimento capitale nelle infrastrutture pubbliche. Nella gran parte dei paesi del mondo, tutta la storia più o meno, le infrastrutture pubbliche, le strade, i sistemi di comunicazione, le ferrovie, i sistemi igienico-sanitari, fognari, idrici, hanno tutti richiesto un investimento capitale molto superiore a quello invece dell'industria e dell'industria manifatturiera. Negli Stati Uniti il valore delle proprietà immobiliari della città di New York da solo è ben superiore al valore di tutte le fabbriche e stabilimenti degli Stati Uniti. Quindi il risultato, almeno diciamo, i libri di testo negli Stati Uniti ignorano questa differenza di cui ho orora parlato. Ci dicono che c'è una formula in inglese che MV uguale PT, il che significa un aumento nella disponibilità di moneta aumenta il livello dei prezzi. Ma il livello dei prezzi di cui parlano i libri di testo fa riferimento soltanto ai prezzi al consumo, ai prezzi dei beni, delle materie prime. Nei libri di testo non si sente parlare, non si legge di un rapporto fra la disponibilità invece del credito e il prezzo dei beni immobiliari, ma anche delle azioni, ma anche dei titoli di Stato.
Eppure il 99% del credito speso negli Stati Uniti, nell'economia statunitense, viene speso proprio per questi motivi di natura finanziaria. Ogni giorno una quantità uguale all'intero PIL annuale passa attraverso la cosiddetta camera di compensazione della borsa di Wall Street e di Chicago anche. E la grande quantità dei pagamenti sono all'interno del settore finanziario, intrafinanza. E negli ultimi 10 anni più o meno tutta la gran parte dell'aumento del credito erogato dalle banche è verso altre istituzioni finanziarie. Nei libri di testo ci sono delle gran belle immagini di banche che erogano credito alle aziende perché queste possono costruire macchine, stabilimenti con delle belle ciminiere che assumono tanti bei lavoratori, ma in realtà tutto questo è pura finzione, non è ciò che accade nella realtà. Tutto l'aumento dell'investimento capitale nell'economia statunitense proviene dai guadagni delle aziende, non dalle banche. Le banche non erogano credito per favorire nuovo capitale di investimento, per promuoverlo. Essi infatti erogano credito rispetto a che cosa? Rispetto a ipoteche, rispetto ad altro capitale, rispetto a beni immobili, rispetto ad attività che già esistono, non per creare una nuova attività, nuovi beni. Quindi quando parliamo del denaro dello Stato, della moneta dello Stato, noi parliamo di spesa del governo che mira a promuovere, a spronare l'economia, la crescita economica, nuovi investimenti, in maniera tale per cui la funzione dell'investimento statale e la creazione del denaro da parte delle banche centrali è molto diverso da quello che invece fa una banca privata. Il denaro del governo è in effetti un debito in un qualche modo, come anche il denaro che avete in tasca è un debito, le banconote sono debito, ma è un debito che nessuno mai si aspetterà venga ripagato, venga restituito. Perché? Effettivamente, se fosse un debito, questo significherebbe che per pagare quel debito non c'è più denaro disponibile nelle nostre tasche. Invece il debito commerciale, quello sì, ci si aspetta che venga restituito e pagato e ha dei tassi di interesse. Con la crescita di questo debito commerciale, con i mutui, con i crediti alle aziende, con tutte queste attività, tutto questo in un qualche modo crea per l'economia un peso in termini di debito. Più denaro, infatti, le banche commerciali prestano, più interesse deve essere pagato per poter sostenere questo debito. E il problema è che il denaro che viene speso per ripagare il debito a questo punto non può più essere speso per beni e servizi. Quindi il risultato è che quando le banche commerciali creano il debito, allora c'è una sorta di diversione del reddito che non è più dedicato alla spesa per beni e servizi, ma invece viene dedicato a pagare gli interessi e questa si chiama deflazione da debito. E quando la deflazione da debito procede come si è avuto oggi, allora andiamo verso la fase finale del capitalismo, cioè in un qualche modo la fase di deflazione, la fase di austerità. E questa è la fase che l'Europa sta attraversando oggi. C'è un aspetto politico rispetto a tutte queste discussioni tecniche. L'aspetto politico è che se i governi creano moneta, allora stanno creando un'economia mista di investimento capitale pubblico e privato. Ed è questo che ha reso tutti i paesi europei, ma anche gli Stati Uniti, paesi ricchi. L'investimento del governo nelle infrastrutture pubbliche che è stato in grado di essere dato, per così dire, all'economia ad un costo per cui in realtà si può andare gratuitamente sulla gran parte delle strade, per cui si possono creare infrastrutture. Ma
Se ai governi non viene permesso invece di emettere, di creare la propria moneta, allora tutto il credito di cui l'economia ha bisogno viene creato dalle banche commerciali. E quando le banche commerciali e la loro attività di creazione di credito porta a deflazione da debito, e il governo non riesce a finanziare il deficit per pagare gli interessi, in questa situazione la banca commerciale interviene e dice: ok, allora adesso bisogna privatizzare le vostre infrastrutture. Ed è quello a cui stiamo assistendo oggi in Grecia, in Irlanda l'abbiamo visto, in Islanda l'abbiamo visto. E cosa stiamo vedendo e a che cosa abbiamo assistito? Ad un afferrare delle infrastrutture, che la finanza, diciamo, si impossessa di queste infrastrutture perché le banche centrali non sono state in grado di creare il credito, hanno lasciato il campo a quelle commerciali. Questo è, sono, come dire, crediti erogati dalle banche. Gran parte delle infrastrutture, sistemi idrici, sistemi fognari, le proprietà immobiliari, vengono tutte. Tutto questo viene finanziato con denaro preso a prestito dalle banche commerciali. La strategia politica delle banche commerciali a questo punto è quella di bloccare le banche centrali, impedire loro di creare denaro, monete. A questo punto dicono: tu governo devi prendere denaro da noi e devi pagare un certo tasso di interesse, e invece di avere una emissione, diciamo, di debito gratuita, quello che accadrebbe se lo Stato emettesse proprio denaro, è la banca commerciale che emette un credito, e a questo punto è la banca commerciale che può afferrare, impossessarsi delle proprietà. Nel passato era necessario avere una invasione militare perché accadesse una cosa del genere, eppure oggi vediamo un nuovo tipo di guerra, di guerriglia, una guerra finanziaria contro l'intera società, non solo contro i lavoratori ma anche contro l'industria e soprattutto contro i governi. E in questa guerra bisogna convincere le persone che la creazione del denaro da parte del governo possa essere in realtà portatrice di inflazione. Voi avete visto negli ultimi anni, negli ultimi decenni qui in Italia, che i prezzi non sono cresciuti più di tanto, le retribuzioni vostre neppure. E che cosa invece ha aumentato? Il prezzo delle case è aumentato. I soldi necessari per comprare una casa sono di più adesso. Adesso bisogna assumersi un mutuo che dura una vita praticamente per comprarsi una casa dove vivere. In America abbiamo degli studenti che devono assumersi un debito che dura 10 anni da ripagare per potersi pagare l'università, per poi poter lavorare. Invece di avere un governo che finanzi gratuitamente l'istruzione, come in realtà era l'idea e l'ideale 100 anni fa. Nei libri di testo è come se l'economia operasse senza debito e su una base quasi da baratto. Il motivo per cui non parlano di ciò di cui stiamo invece parlando noi oggi, i libri di testo, è che essi non vogliono rendersi conto che c'è un'alternativa al sistema di creazione di credito da parte delle banche commerciali con il loro impossessarsi dei beni. Baudelaire, il poeta, disse che il diavolo vince nel momento in cui la società ritiene che lui non esista. Il sistema finanziario vince nel mondo in cui tu non lo vedi, in cui voi non vedete che i prezzi che la banca fa salire sono prezzi delle azioni, sono prezzi dei titoli, sono prezzi delle proprietà immobiliari, e il loro ruolo delle banche commerciali è quello di aumentare il potere della ricchezza rispetto al resto della società, rispetto alla manodopera, alla forza lavoro, rispetto all'industria, per creare una nuova classe dominante di banchieri che siano ancora più poderosi rispetto ai signori, ai grandi signori latifondisti criticati nel XIX secolo. Per più di 200 anni l'economia classica cerca di purificare, per così dire, il capitalismo industriale dagli ultimi residui del feudalismo. Feudalesimo, e questi erano, che so io, la proprietà delle terre e le banche commerciali, che mantengono i governi sotto scacco e per via del debito, e quindi impediscono loro di agire, come abbiamo detto. In Gran Bretagna è così che
le trading companies, cioè ad esempio la East India Company e anche la Banca d'Inghilterra con il suo monopolio. Negli Stati Uniti abbiamo avuto creazioni simili di monopolio da parte della finanza attraverso, non so, le ferrovie sono diventate dei grandi latifondisti negli Stati Uniti. Quello che è stato scritto è che dietro ogni fortuna di una famiglia c'era, di una grande famiglia c'era un furto, spesso un furto rimasto non scoperto. Eppure l'economia moderna considera tutti questi furti, trasferimenti di capitale, i pagamenti che oggi si verificano come se fossero produttivi, come se tutti fossero reddito guadagnato. Ogni governo al mondo oggi produce reddito nazionale e le rendite in un qualche modo non sono più sufficiente, gli interessi sono diventati i guadagni dei banchieri. Negli Stati Uniti il settore finanziario ha il 40% di tutti i guadagni contabilizzati dalle aziende e questo significa che il surplus, l'eccedenza economica, il surplus, invece che essere reinvestito in nuovi macchinari, nuovi stabilimenti per assumere persone, tutto questo viene travasato verso il capitale di finanza, verso la finanza che a sua volta eroga credito e ci guadagna con tassi di interesse e poi continua il meccanismo con una crescita esponenziale che gli americani chiamano la magia degli interessi composti. La crescita degli interessi composti è stata tale e tanta che è molto più ampia adesso questa crescita di qualunque capacità che il governo possa avere di ripagare questi debiti e il risultato per forza di cosa è il fallimento, è il default, è la posizione di default che adesso è davanti all'Europa e agli Stati Uniti, è il punto in cui il sistema finanziario a questo punto cerca di impossessarsi dei beni, delle attività e si appropria del dominio pubblico, delle aziende pubbliche, dei sistemi di comunicazione, i porti, gli aeroporti, le strade, eccetera. Ed è ciò che sta accadendo oggi, è la differenza rispetto alla privatizzazione, cioè quando si privatizzano strade, infrastrutture, eccetera, il compratore deve pagare dei tassi di interesse, deve pagare poi dei dividendi anche e dei salari, delle retribuzioni enormi ai dirigenti, offrono stock option ai dirigenti stessi e poi si alza il prezzo di quei servizi pubblici per poter ripagare tutto questo rispetto alla rendita che questi possono trarre, cioè l'economia in un qualche modo diventa una serie di come un casello in cui si paga, pensate ai caselli dove voi dovete pagare per accedere all'autostrada, ma qui il casello è per qualunque cosa, per avere accesso a una struttura idrica, a una carta di credito, a qualunque cosa, ci sono caselli ovunque e improvvisamente invece di dover pagare per il costo del funzionamento dell'economia, si paga per il privilegio che il settore finanziario ti concede e quello che i rentier, questa era un'espressione che si usava, il privilegio che questi ti danno di usare qualcosa, in un qualche modo pompano allora la ricchezza a queste persone nelle loro tasche. Negli Stati Uniti l'economia reale di produzione e consumo sta declinando, è declinata. Anzi, declina da 30 anni. Tutta la crescita dell'economia negli ultimi anni è dovuta a questo aspetto in più finanziario, ai rentier, a quello che noi chiamiamo il settore FIRE in inglese, che vuol dire finanza, assicurazione e proprietà immobiliare. Nella sigla FIRE, FIRE dovremmo adesso includere anche il sistema monopolistico. Quindi praticamente, senza che i libri di testo se ne siano mai accorti, ciò che una volta veniva analizzato e definito come capitalismo industriale è diventato capitalismo finanziario e questo capitalismo finanziario non è quel tipo di finanza che veniva immaginata tanti anni fa, decenni e decenni fa, non è finanziare l'industria, è finanziare il parassitismo economico e queste spese dovute agli interessi.
e tutto ciò è presentato che in maniera tale per cui l'unico modo per arricchirsi è avere debiti per comprare dei beni che il cui prezzo però è stato aumentato artificiosamente. Quando, non so, si è un'azienda pubblica è aumentata di prezzo, non è perché questa è cresciuta, un immobile è aumentato di prezzo, non è perché è cresciuto, ma è perché quella casa, quella proprietà è, vale il prezzo a cui la banca presta. In un qualche modo la banca ha la possibilità di causare questa inflazione sui prezzi dei beni che va ben al di là della capacità dell'economia di pagare. E allora arriva il tempo in un qualche modo di fallimento e quindi il capitalismo finanziario diventa un'economia della bolla, perché l'unico modo in cui le banche possono evitare il default è prestare altro denaro. In un circolo vizioso, in America la politica dell'amministrazione Obama è stata descritta come un'economia che deve prendere a prestito per pagare i prestiti che ha dovuto assumere, quindi si continua a prendere a prestito e si aggiungono nuovi interessi al debito precedentemente contratto. E peraltro è questo il modo in cui l'America Latina si è finanziata negli anni 80 e anche negli anni 70, fino a che poi è arrivato il momento in cui non ha più potuto pagare e è successo quello che è successo. Ora, in questo spostarsi dal governo e dalla creazione della moneta da parte del governo, spostandosi verso invece una creazione di credito da parte delle banche commerciali, in ultima analisi questo porterà ad una bancarotta, a un fallimento. Ciò che sta a base della mia analisi è che il debito che non può essere pagato non sarà pagato. Tutti gli analisti di Wall Street si rendono conto che i debiti non possono essere pagati, questo tipo di debiti. La questione politica è come non saranno pagati. Beh, non saranno pagati permettendo che le banche si svalutino o si approprino. Beh, un quarto di tutte le proprietà adesso sono più gravate di ipoteche di quanto non valgano, il che significa che un quarto dei proprietari di case, 10 milioni di persone, potrebbero anche andarsene da casa loro e assolutamente non in un qualche modo aver perso di più del valore. Lo stesso peraltro è successo a Goldman Sachs con degli investimenti negativi, a Donald Trump, però ai singoli individui invece viene detto che i singoli debiti devono essere pagati, quelli di Donald Trump no, quelli della Goldman Sachs no, soltanto i debiti verso i ricchi devono essere pagati, quelli della gente comune, gli altri no. C'è una diversità di comprensione oggi su come l'economia funziona e quindi essere ricchi oggi significa comprare una proprietà il cui prezzo aumenterà probabilmente, e rispetto alla situazione attuale, alle bolle immobiliari americane, spagnole, inglese, irlandese, beh, il debito rimarrà, ma il valore in compenso dell'immobile diminuisce. E questo è il punto per cui le attività, le proprietà vengono trasferite dai debitori alle istituzioni, ai creditori, e quindi il modo per far soldi oggi è far sì che il 99% della popolazione contragga dei debiti verso quell'1% della popolazione. E quindi a questo punto dobbiamo dire che mai prima nella storia c'era stato un periodo in cui le persone si pensasse che l'unico modo per diventare ricchi era comprarsi una casa, aspettare che aumentasse il valore e quindi contrarre dei debiti. E loro invece sono stati convinti a far questo dalla economia spazzatura. Quando Alan Greenspan ha detto ai proprietari delle case: comprate, prendete dei debiti, trattate le vostre case come dei salvadanai e considerate che però le vostre retribuzioni non saranno più sufficienti, quello che i cittadini a questo punto devono pagare per mandare i loro figli a scuola, per farli studiare, quello che devono pagare per quello che una volta era invece pagato dallo Stato, finanziato dallo Stato, è il risultato di tutto questo. E le banche improvvisamente hanno finanziarizzato, per così dire, l'istruzione, il sistema pubblico e anche
il settore industriale e il settore in genere dell'economia reale. Il mercato azionario nei libri di testo viene presentato come mezzo per finanziare l'industria e fornire capitale che non sia di debito, ma che sia un mezzo per permettere alle aziende di investire e di assumere forza lavoro. Però questo non è ciò che è accaduto negli ultimi 30 anni. Il mercato azionario sta diventando un veicolo perché i raider delle borse possano comprare un'azienda, calcolare quanto profitto, quanto utile quell'azienda fa, pagare quell'utile alla banca e poi essere in grado di comprare un'azienda come se fosse un investitore, come un investitore comprerebbe un edificio. Un investitore che sia Donald Trump o in America, ma anche in Italia e in Europa, quando questo vuole comprare una proprietà commerciale calcola quanta reddita fornirà e poi dopo in qualche modo c'è una competizione, quello che vince è chi è disposto a pagare di più alla banca per avere, diciamo, quel mutuo che serve per comprare quella proprietà. Questo significa, è chiamato usare il denaro degli altri, ma si tratta di denaro creato ad hoc che le banche creano con le loro tastiere dei loro computer e possono crearlo gratuitamente le banche, semplicemente aprendo un conto per colui che assume, che contrae il debito, che a questo punto dovrà firmare o un mutuo ipotecario o un io ti devo appunto per pagare l'interesse. Ora, la banca dice che questo non ha un meccanismo inflazionatorio, è soltanto la creazione di denaro da parte del governo è inflazionatoria, eppure non c'è motivo per cui il governo non possa in realtà andare al proprio computer e allo stesso modo creare elettronicamente il denaro, allo stesso modo in cui le banche commerciali creano credito. Il problema è perché il governo dovrebbe essere chiamato inflazionatorio quando crea denaro in questo modo e invece le banche commerciali non dovrebbero essere chiamate inflazionatori quando creano credito. Beh, abbiamo visto che in realtà creano inflazione perché fanno pagare la rendita, quindi i tassi di interesse, nella speranza di arrivare ad un capital gain le banche. Negli Stati Uniti le aziende che sono state acquistate con leveraged buyout fanno dei guadagni, dei capital gain, riducendo i costi, riducendo le retribuzioni, con una diminuzione licenziando oppure con l'outsourcing, con la terziarizzazione verso altri paesi e soprattutto impossessandosi dei fondi pensione, usando questi fondi pensione per pagare le banche e per a questo punto estinguere i debiti per avere anche più capitale a disposizione. Alcuni anni fa a Chicago, dove io sono cresciuto, Sam Zell, un operatore nell'ambito degli immobili, prese a prestito dei soldi per comprare il giornale di Chicago, il Chicago Tribune, che era il maggiore. Ha praticamente predato il piano obbligazionario azionistico del personale, ha ripagato i prestiti, questo sì, ma ha cominciato a licenziare a destra e a manca, poi ha comperato con i soldi che avevo risparmiato la squadra di baseball, è riuscito a fare un casino tale tanto che l'azienda è andata assolutamente in bancarotta. Questo ha assolutamente azzerato il fondo dei dipendenti, c'è stata una causa contro questa persona che dicevano ci hai rubato i soldi e il presidente Obama ha fatto un discorso recentemente dicendo ma non è stata una frode, è stato tutto legale, questo è il mercato libero, questo è il mercato libero è stato ridefinito e significa che è libero nel senso che il settore finanziario è libero di impossessarsi, di rappresentare i propri interessi e fare quelle cose di cui parlerà il professor Bill Black nella sua relazione fra poco. Quindi quando si parla delle frodi che sono diventate la base per creare denaro finanziario, moneta finanziaria, abbiamo una nuova economia, ma nessuno lo dice.
Io non conosco libri di testo che parlino di come il che dicano che il modo per diventare ricchi è rubare. Dicono che si tratta di prendere a prestito una proprietà il cui valore aumenterà, e questo però farà restringere l'economia, e questo significherà che ci si potrà impossessare dei beni pubblici dallo Stato. Perché il Balzac, il famoso romanziere, oppure poeti come Baudelaire, hanno capito l'economia meglio di quello che invece la capiscano i premi Nobel nei libri di testo che scrivono? Perché uno dovrebbe andare al cinema e al teatro quando invece già i libri di testo sono così di finzione? Ciò che stiamo cercando di fare con questo incontro in questi giorni è darvi una prospettiva, una panoramica di come funziona l'economia reale, insegnando, per così dire, l'economia della realtà, invece di parlare di quell'universo parallelo che abbiamo nei libri di testo dell'economia. All'inizio dei libri di testo di Paul Samuelson, che sono stati utilizzati per indottrinare gli studenti del mio paese, Samuelson dice che il criterio della teoria economica è che se le varie voci siano coerenti fra loro. E questo era quello che in realtà mi era stato detto quando avevo studiato inglese, letteratura inglese. Se leggi un romanzo, devi sospendere la tua necessità di credere, devi pensare che sia tutto coerente. In un romanzo non sempre tutto lo è. Quando si va al cinema e è stato un thriller piuttosto che un fantascienza, uno potrebbe dire: ma c'è qualcosa che non andava lì. In realtà la realtà non è proprio così. Bene, ciò che Samuelson effettivamente non diceva è che questi assiomi dovrebbero essere realistici e noi dovremmo crederci, ma invece di imparare come opera l'economia, adesso agli studenti viene descritto un universo parallelo, in un pianeta diverso, come se non ci fosse governo, come se non ci fosse frode, come se l'intera economia funzionasse sulla base del baratto, come se non ci fosse debito, come se tutti volessero aiutare tutti gli altri, come se nessuno ereditasse denaro, come se tutti guadagnassero il reddito e la ricchezza di cui dispongono. Ma la realtà invece è esattamente l'opposto. Ma sembra che questo in realtà venga discusso soltanto nei romanzi oggi. Ogni qualvolta c'è una mancanza di comprensione della realtà, anno dopo anno, decennio dopo decennio, e adesso ormai da un secolo, quando un quadro falso dell'economia viene ad essere dipinto, possiamo essere certi che ne sta traendo vantaggio un interesse speciale, un quadro falso dell'economia. Non è qualcosa che viene creato dalla natura, è qualcosa di sovvenzionato. Il sistema bancario sta sovvenzionando un'economia spazzatura. Quella teoria economica che viene insegnata nelle università, trasmessa dai media, disseminata dai politici, che ci fanno credere che viviamo su Marte, in un mondo completamente diverso rispetto invece ai paesi in cui ci troviamo sul pianeta Terra, e che fingono che non ci sia una classe finanziaria che cerca di possessarci ciò che invece sarebbe di proprietà del pubblico. È questa la differenza fra creazione di moneta da parte delle banche centrali, del governo, in cui l'obiettivo è quello di creare crescita economica e piena occupazione, e invece la creazione di credito da parte delle commerciali, che causa austerità, che causa riduzione dell'economia, retribuzioni più basse, produzione minore, in modo tale che loro possano venire da voi e fare quello che adesso stanno facendo in Grecia: dateci i vostri porti, dateci la vostra terra, dateci le vostre isole, il vostro turismo, il vostro sistema idrico, in modo tale che vi faremo pagare per le acque, vi faremo pagare per le fogne, e vi potremo prendere anche i soldi che vi aspettate come pensione, in modo tale che noi poi possiamo poi retribuire noi stessi. Nel passato, dicevo, ci volevano degli eserciti per fare tutto questo. Adesso non è più necessario, purché si fa credere quella fantascienza economica che le banche stanno dipingendo. Grazie.